Io però vorrei partire da due dati che sono due dati oggettivi e che dobbiamo sempre tenere in considerazione. Sono questi. Il primo è che nel 2018 la percentuale di raccolta differenziata era al 38% e oggi siamo al 69,74% e che Cagliari è la città con la seconda Tari più alta d'Italia. Secondo il Codacons, la Tari media è pari a 425 euro, secondo invece Cittadinanza Attiva è pari a 490 euro. Perché dico queste cose? Perché è opportuno sempre partire e prendere in considerazione le situazioni che ci sono. E dico anche che noi abbiamo iniziato nel 2019 questa avventura amministrativa partendo da una situazione che era assolutamente devastante, una situazione assolutamente fuori controllo, figlia di scelte politiche a nostro avviso errate, perché far partire un sistema di porta a porta spinto, su cui non do assolutamente un giudizio politico, ma farlo partire senza aver creato prima un sistema di ecocentri, significa arrivare a creare delle condizioni che sono sicuramente complicate per i cittadini. Davanti a questa situazione faccio presente che comunque abbiamo già ottenuto alcuni risultati importanti, perché la situazione della città è decisamente diversa da quella della primavera del 2019, e altro elemento importante, già nel 2020 la Tari è diminuita per il 99% delle utenze cagliaritane, inteso sia come utenze domestiche che come utenze familiari. Questo percorso di miglioramento della situazione ci ha portato a introdurre il tributo puntuale, che ricordo fra l'altro è un obbligo di legge, non è un'invenzione creata da alcuni marziani che un giorno si sono svegliati, e anche rispetto alla previsione che ha fatto la precedente amministrazione, che prevedeva un tributo puntuale basato sulla pesata, abbiamo fatto una scelta che riteniamo molto più giusta e corretta del tributo puntuale basato sulle esposizioni. Qual è la cosa fondamentale, il concetto fondamentale del tributo puntuale? È che un sistema di calcolo della Tari equo. Noi sino ad oggi abbiamo avuto un sistema di calcolo della Tari assolutamente iniquo. Quindi con questa scelta l'amministrazione sta mettendo e dando la possibilità ai cittadini di godere di un sistema più giusto, perché si introduce il concetto che se meglio differenzi e se produci meno secco, tu risparmi. Invece quello che si verifica oggi è che se Paolo la fa male e Ennio la fa bene, paghiamo tutte e due la stessa Tari. E questo è un sistema che a lungo andare rovinerà diciamo, le percentuali di raccolta differenziata, non ci farà raggiungere i target che ci impongono le leggi nazionali e anche l'Europa, e porterà sostanzialmente al fallimento complessivo. Invece, introducendo questo criterio di equità e questa logica per cui meno secco produci, meno spendi, premiamo sostanzialmente chi oggi fa bene la raccolta differenziata, chi differenzia bene il secco, ne produce di meno, e lo dico per tutti i cittadini, ma approfittando anche della vostra presenza, li invitiamo a evitare gli errori che più quotidianamente si fanno. La plastica, anche se sporca, i piatti di plastica, i bicchieri, i contenitori di plastica, anche se con un po' di residui, vanno sempre nella plastica, non vanno mai nel secco. Le lattine non vanno mai nel secco, la carta non va mai nel secco, i cartoni della pizza non vanno mai nel secco. Questi sono gli errori che più puntualmente si fanno e che più spesso ci obbligano praticamente a non poterlo ritirare. Quindi è importante, anche, mi rivolgo anche a voi, come organo di informazione, che riusciate a fare una adeguata informazione ai cittadini, oltre a quella che ovviamente faremo noi, per cercare di evitare queste distorsioni. Anche perché ci porteranno a ridurre la quantità di secco prodotta annualmente, complessivamente, quindi questo, producendo meno secco, saremo nelle condizioni di abbassare il tributo per tutti. Onestamente, stiamo intervenendo anche su questi aspetti per far sì che tutti paghino non di più, non di meno, ma il giusto. E ovviamente chi si comporta correttamente avrà la possibilità di risparmiare. Questa è la novità più importante. Per la prima volta si introduce anche sulla produzione di mondezza
un principio di equità. Questa è la logica della tariffa, o meglio, del tributo puntuale. È vorrei che questo messaggio potesse passare perché è l'elemento vero di novità che tutela tutti i cittadini per bene, tutti i cittadini onesti, e vi assicuro che se Cagliari è arrivata al 70% vuol dire che la maggior parte dei cagliaritani la fa bene, la fa bene. Quindi su questo anziché dare sempre spazio a chi la fa male, diciamo, diamo spazio anche e riconosciamo il grande lavoro dei cagliaritani che hanno fatto, che ci hanno aiutato a migliorare la qualità del servizio, ci possono aiutare non solo a continuare a migliorare la quota di produzione, ma anche possono risparmiare e soprattutto tenere la città più pulita, perché, lo ribadisco, la città pulita dipende in primis dai cittadini, dall'educazione dei cittadini. Poi noi facciamo le verifiche, facciamo i controlli, cerchiamo di organizzare meglio il servizio, ma dipende soprattutto dai cittadini. Sicuramente tutto questo si fa per ridurre quello che è lo scarto, che evidentemente non può essere recuperato secondo quelli che sono i principi dell'economia circolare. Questo farà sì che ancora quelle abitudini sbagliate che facevano appunto gravitare frazioni valorizzabili come la plastica e la carta dentro il secco verranno in questo caso recuperate e costituiranno anche una risorsa sia in termini ambientali quindi che in termini economici per l'amministrazione e quindi per tutti gli utenti. Negli ultimi confronti anche con i giornalisti, i consiglieri, è emerso un dubbio sul fatto che questa introduzione fosse gravosa e comunque non potesse ottenere dei risultati in questi termini, nel senso che evidentemente voi sapete in questi ultimi anni abbiamo ridotto drasticamente la produzione del secco. Si è passati da oltre 70.000 tonnellate annue a circa 20.000, un po' meno di 20.000. Su queste noi dobbiamo ancora agire. Ci sono delle proiezioni, degli studi che ci dicono che non è così lontano dal poter essere raggiunto un, diciamo, non dico un dimezzamento, ma almeno una riduzione di più di un terzo di quel quantitativo. Se voi considerate che il Comune di Cagliari paga 190 euro a tonnellata per lo smaltimento del secco, potete capire di che cifre stiamo parlando, non sono assolutamente trascurabili. Un altro aspetto è che questo ovviamente ci consentirà di elevare il livello di raccolta differenziata e quindi ci farà uscire dalla fascia di penalità e addirittura ci potrebbe far entrare nella fascia di premialità e quindi un ulteriore introito per le casse comunali e quindi a vantaggio dei cittadini che potrebbero avere ulteriori riduzioni in tari o eventualmente servizi aggiuntivi. Terza cosa ancora, come dicevo prima, le frazioni valorizzabili che andavano nel secco vanno a finire nei centri di raccolta dedicati che ovviamente pagano in funzione del conferimento aumentato. Ulteriore entrata tributaria, entrata di cassa per il comune. Chiudo invece facendo un riferimento a una ipotetica presenza di mastelli piccoli sulla sede stradale o sui marciapiedi relativamente a quelle utenze condominiali che non utilizzeranno più il bidone condominiale del secco. Intanto ovviamente stiamo parlando solo del secco, quindi gli altri bidoni condominiali per chi li utilizzava continueranno a essere utilizzati. Ma si è già visto in questi primi giorni, queste prime settimane di Tarip, che quella paventata possibilità di ammassamento dei mastelli non esiste. Anche in palazzi, io personalmente, ma anche i tecnici hanno fatto le verifiche, in palazzi con numerosi appartamenti, oltre le 20 unità, hanno dimostrato che al limite ci fossero 7-8 mastelli esposti. Questo significa, come noi avevamo previsto, che il cosiddetto fattore di contemporaneità sarebbe stato basso, perché effettivamente i cittadini riescono a ridurre il secco e quindi esporre una volta ogni 15 giorni, una volta anche ogni 3 settimane. Quindi questo fenomeno sicuramente non dovrebbe creare problemi. Vorrei puntualizzare un aspetto riguardo a quello che ha detto il sindaco prima: il limite delle 26 esposizioni è il limite per cui si ottiene il massimo sconto. Quindi
ognuno può esporre anche tutte le settimane. È ovvio che se espone tutte le settimane, quindi 52 volte in un anno, non si avvantaggerà dello sconto, pagherà la tariffa piena. Progressivamente fino a 26 si avrà uno sconto, o sotto i 26 lo sconto rimane immutato. Abbiamo evidenziato il fatto che ambiente ed equità siano due obiettivi che compongono un binomio inscindibile. Noi questo l'abbiamo capito dall'inizio, in quanto al sistema tributario è fortemente legato l'aspetto ambientale del degrado, infatti buona parte degli abbandoni sono intuitivamente legati a chi purtroppo è in una posizione di difetto e quindi non paga. Noi dall'inizio abbiamo posto in essere un'attività serrata, ma dal primo giorno, nei confronti dell'evasione, che non è certo l'attività di cui oggi abbiamo parlato, la quale si va a aggiungere con il suo 25% di utenti che stanno ritirando il mastello familiare al quadro generale di quello che era il fenomeno, parlo già al passato, era il fenomeno di evasione in città quando siamo arrivati noi. Equità quindi è un concetto corretto che bisogna garantire ai cittadini che devono giustamente pagare in base ai volumi di rifiuti che producono, ed è anche una delle poche variabili sulle quali noi potevamo incidere per ridurre quello che è un dato sicuramente allarmante, un dato triste, e che ci teniamo a sottolineare ancora una volta. Cagliari ha pagato la Tari più alta d'Italia. Noi dall'inizio abbiamo cercato di fare tutto il possibile per invertire questo fenomeno, ci siamo riusciti già da quest'anno con il 98% delle utenze, proprio incidendo sul bilancio, e grazie anche al surplus di entrate dovute al contrasto dell'evasione. Il sindaco ha anticipato che nelle prossime settimane, ancora per qualche settimana, troveremo dei sacchi abbandonati presumibilmente. È una situazione che conosciamo e che in qualche modo stiamo quasi inducendo. Perché? Perché ci serve per due operazioni. La prima è per fare un censimento accurato delle situazioni di questo tipo in città. Il secondo motivo è perché stiamo facendo un controllo il più possibile capillare. Siamo sempre nell'ottica di un'operazione di equità. Vogliamo monitorare tutte le situazioni irregolari e controlleremo quindi anche le frazioni, non solo la frazione secca ma anche le altre frazioni, per constatare che la riduzione delle esposizioni del secco non sia conseguente ad una più corretta attività di differenziazione, ma che magari sia il risultato di una minore attenzione nel conferimento delle frazioni valorizzabili. Quindi faremo in modo che ci sia un monitoraggio completo, e i controlli sono già in atto e ovviamente in questa prima fase stiamo limitando al massimo le attività di sanzionamento, ma vogliamo dare un segnale di attenzione affinché questa operazione di equità sia completa. Grazie.